Alle 6 di questa mattina, 7 agenti della squadra volante di Fano hanno eseguito una perquisizione all'interno di un casolare da tempo abbandonato in zona Trave. Al momento del blitz delle forze dell'ordine, all'interno della casa non c'era nessuna persona, ma solo evidenti tracce di vita vissuta, vestiti, vettovaglie e bracieri, dove veniva bruciato dell'alcol per riscaldarsi e giacigli improvvisati in quella che un tempo era una stalla. Come ci specifica al telefono il dirigente del commissariato di Fano, Stefano Seretti, questa operazione è partita dalle segnalazioni dei residenti che denunciavano strani andirivieni serali di persone sospette. I controlli che comunque effettuiamo abbastanza di sovente spesso nella città di Fano lo facciamo per controllare ancora meglio il territorio, per cercare di prevenire e reprimere soprattutto reati contro il patrimonio, furti che in questo ultimo periodo sono stati perpetrati in zone centrali e anche su zona mare di Fano, ad opera di malviventi che spaccano e rompono e si accontentano anche di rubare poco, ma entrano soprattutto negli esercizi commerciali, nei negozi, nelle piccole botteghe, nelle scuole, e quindi stiamo facendo questi controlli proprio per cercare di prevenire questi fenomeni. Ma abbiamo ritrovato soprattutto delle biciclette, del vecchio materiale elettrico da cucina, da utilizzare per la preparazione di cibi, probabilmente provento di furto, comunque utilizzate già da diverso tempo, biciclette che spesso questi soggetti, questi malviventi utilizzano per spostarsi da un punto all'altro della città, anche spesso per compiere dei furti, biciclette comunque in cattivo stato, che comunque abbiamo preso e abbiamo portato in commissariato nei nostri uffici. Abbiamo già allertato l'ufficio competente del comune proprio che si è immediatamente adoperato per chiudere tutti i varchi, quindi rendere inaccessibile l'edificio in maniera da renderlo appunto non fruibile per malintenzionati o vagabondi, insomma personaggi che possono incidere anche sulla percezione di sicurezza della nostra città.